Oggi facciamo la pastiera perché è il dolce tipico dell'Epifania in Campania. Sapete che in tutta Italia ci sono vari dolci tipici, ad esempio io abito in Piemonte c'è la focaccia della Befana con una fava dentro che chi la trova, la leggenda dice che è fortunato tutto l'anno. In Campania invece è la pastiera perché Pasqua Epifania si festeggia. In teoria Epifania dal tardo latino greco vuol dire proprio presenza divina, preannunciazione. Quindi è come se fosse la preannunciazione della Pasqua, diciamo. E quindi, allora, facciamo che io ho già cotto il grano, che è questo qua che ho preso dal barattolo, l'ho cotto con, allora, questo è il barattolo da 720 grammi di grano, con mezzo litro di latte, una scorza di limone e 100 grammi di burro. E deve essere cotto praticamente in modo che, cioè praticamente il latte deve evaporare, deve diventare proprio una crema. Poi prendiamo mezzo chilo di ricotta, questa è ricotta mista di pecora e di mucca, altrimenti potete usare in teoria anche solo quella di pecora, però una ricotta di pecora comunque è ottima per i dolci, solo che ha un sapore più forte, allora io faccio metà e metà. Mezzo chilo di ricotta che andrò a setacciare in un passaverdure con 3 etti di zucchero. In questo caso io ho usato il fruttosio, allora sono 2 etti e 20, 2,20, perché un po' di meno che zucchero ha di più. Mentre il grano lo potete già preparare il giorno prima, così almeno si asciuga bene, intanto prepariamo la sfoglia e mettiamo però solo 3 uova, 3 etti di farina. Io uso la margarina, 100 grammi di margarina e creiamo la pasta frolla, cioè la pasta sfoglia, diciamo così, per fare la pastiera. Quindi 3 uova, 3 etti di farina, 100 grammi di margarina o di burro e 100 grammi di zucchero, ok? Il panetto deve essere bello morbido così, vedete? Poi mi sono già preparata la pellicola, la avvolgiamo nella pellicola e lasciamo 2-3 ore, un paio d'ore, va bene così, in frigo a riposare. Intanto ci prepariamo la ricotta e gli altri ingredienti. La ricotta con lo zucchero io la passo così a setaccio nel passaverdure. Ecco qui la ricotta, vedete, è diventata proprio una bella crema. Quindi ricotta, il grano l'ho preparato già la sera prima, o dovete farla al pomeriggio, al mattino prima, comunque anche il giorno prima, perché il grano più si asciuga meglio è. Quindi il grano, ricordate, mezzo litro di latte, barattolo di grano, 100 g di burro, scorza di limone, evapora il latte e a posto. Qui mezzo chilo di ricotta, io ho messo 2 etti e 20 di fruttosio, altrimenti 3 etti di zucchero. La sfoglia, 3 uova con 300 g di farina, 100 g di burro, 100 g di zucchero. E adesso iniziamo a sbattere le uova. Allora, 3 tuorli, questo è per sempre per il ripieno, e 6 uova intere. Questi sono i 3 tuorli, ora mettiamo le 6 uova intere. Ok, ora sbattiamo le uova e poi uniamo la ricotta, il grano e gli altri aromi. Allora, poi ci aggiungiamo una bella scorza di arancia grattugiata e anche un po' di succo d'arancia. Ok. Perfetto. Io i canditi non li metto, poi la pastiera comunque è molto personalizzata e ognuno la fa un po' come gli strufoli. Io seguo la ricetta di mia mamma. Ok, adesso poi mettiamo soltanto il millefiori e l'acqua di fior d'arancio e poi una punta, proprio un mezzo cucchiaino di cannella, perché a me, cioè a noi piace bella chiara, non troppo scura, perché poi la cannella scurisce troppo, giusto per dare il profumo. Vedete, è proprio poca cannella. Essenza di millefiori. E poi userò anche il fior d'arancio. Ok, il ripieno è pronto, ora non ci resta che iniziare ad accendere il forno, così almeno è preriscaldato, e preparare la sfoglia. Ok, sfoglia allargata e la teglia è già imburrata e infarinata. Forno lo accendete a 180 gradi, poi dopo lo mettiamo a 160 e questa, la teglia deve essere almeno 32 centimetri perché è una bella pastiera grande per 12 porzioni. Mi sono dimenticata di dirvi che la sfoglia dovete dividerla in due, una parte va sotto, l'altra va ripiena e poi sopra le strisce. Le strisce devono essere 7, se riuscite a metterla in senso un po' trasversale da creare dei rombi come ho fatto io. Vedete, 4 e 3, 7, perché ci sono due leggende. Cioè no, una è una leggenda, un'altra è perché Partenope, la sirena che cantava nel Golfo di Napoli, all'epoca dei Greci, e i napoletani, per onorare Partenope, le portavano 7 prodotti della terra: farina, uova, grano cotto nel latte, lo zucchero, le spezie,
E quindi appunto quello che serve per fare la pastiera, la ricotta e l'acqua mille fiori. Quindi ecco perché 7. Un'altra invece dice che perché sarebbe il centro il corpo di Napoli, il centro storico di Napoli, che è creato proprio da linee trasversali, da vicoli trasversali, che sono proprio 7 vie, 3 decumani e 4 punti cardini. Quindi una è una leggenda greca e l'altra invece riguarda proprio il centro di Neapolis, quindi devono essere 7. Sulle strisce spennellate un po' di tuorlo d'uovo, è pronta da infornare, 1 ora, 160 gradi, forno ventilato, forno però ben caldo, io l'ho acceso a 180, lo mettete a 160 e 1 ora. Ovviamente per chi non ha il forno ventilato, 180 gradi, 1 ora, forno statico. Ecco qui la pastiera pronta, ecco la musica, per chi è della mia età e anche più grande se la ricorda, perché ho usato proprio quello come fior d'arancio. Vi saluto e vi auguro. Eccola qua. Da Maria Rosa, ecco. E vi saluto e vi auguro una buona Pasqua Epifania. Vedete i rombi? Buona pastiera a tutti, alla prossima e spero vi sia piaciuta. Questa è la pastiera napoletana. Buona Epifania a tutti. È una tradizione dell'Epifania, comunque in Campania, come vi dicevo prima. Anche mia mamma la faceva sempre il 6 gennaio. Buona Epifania a tutti!